cena ai tavoli? Non ho fame. Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena. Ho messo una camicia pulita. Allora? E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui. Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo. Giorni la stessa musica, arrivo a casa e mi dite che ho fatto tardi. Lo sapete che lavoro fino alle 6. Non posso arrivare in tempo per la cena. Dovevi fare il prete, come tuo fratello, così non dovevi pensare al lavoro. Già, vero. Ma tutte le volte che nomini Frank Junior ti devi fare il segno della croce. Vabbè, è un prete, no? Padre Frank Junior, tuo fratello. Per tua madre tutte le occasioni sono buone per farsi il segno della croce. Tu sei geloso di Frank Junior. Tu sta zitta, capito? Ehi. La camicia, stai attenta, scema. Zitto. Ne smettetela. Mangiate, mangiate. E mangiate, che ci sono altri spaghetti e le braciole. Ma come, hai comprato le braciole? Io sono senza lavoro. Fino a quando avremo un dollaro si mangerà bene in questa casa. Cosa? Sì, può darsi che lo trovi un lavoro. No, signore. Ho lavorato 25 anni come muratore e ho sempre portato a casa la paga. Va bene, sono 7 mesi che sto a spasso. E mi metti le mani addosso, ma ti rendi conto? Mi prendi a botte va e ti bene, vuoi mettere a lavorare bene, tu. Va bene, d'accordo, non ci si picchia a tavola. Ma sei stato tu a cominciare, tu. Tu non hai mai fatto una cosa del genere, mai. E di fronte ai ragazzi. Le bracciole mangiamo, le bracciole! Oh. Frank! Mi è passata la fame. Zitto! Non mi toccare i capelli. Frank. Lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi spetti da tutto. Continuate a parlare di capelli, io faccio una passeggiata. Tony, mi accompagni in chiesa più tardi. Ma non ci sei già andato oggi? Sì, a confessarmi, ma devo pregare per una cosa. Per cosa? Perché padre Frank Junior mi telefoni. E perché non lo chiami tu? Deve essere lui a chiamarmi, è il figlio che deve telefonare alla madre. Ma come sarebbe? Tu vai in chiesa perché Dio ti faccia chiamare da Frank Junior. Certo. È la fine del mondo. Ma tu stai scambiando Dio per un centralinista.